Pace bene, sono contento di invitarvi a questo evento grandioso del 1 e 2 giugno all'Olimpico di Roma, tanto più che la mia storia con il rinnovamento è cominciata proprio in un incontro simile a Kansas City, un po' lontano da Roma. Erano 40.000 persone che cantavano al Signore. È lì che io ho cominciato un po' ad arrendermi allo Spirito, quindi penso che l'evento dell'Olimpico possa essere un'occasione per tanti altri di fare il mio cammino, di cui io sono stato felicissimo. Una cosa vorrei raccomandare: questi eventi grandiosi hanno bisogno di un'anima, e allora bisogna che in questo tempo molti preghino, invochino lo Spirito, cioè preparino quello che dovrà essere poi l'anima di questa convocazione, al di là delle immagini, delle parole, degli oratori che si avvicenderanno. Bisogna che ci sia una forte presenza dello Spirito, e questo si ottiene con le preghiere di noi tutti. Quindi mettiamoci subito a creare un'anima a questo grande evento spirituale, perché molti possano scoprire in esso che sono tanto amati da Gesù.